Ciao Gin Lovers, siamo qui nel laboratorio sui campi dell'azienda agricola Shimon Shine con il nostro alambicco alle spalle per parlare dei corsi di distillazione. Intanto sono molto felice perché abbiamo appena concluso una collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma con il Jerry Thomas e Anonima Distillazione. Abbiamo fatto un corso per professionisti del settore Horeca nella Mixology proprio dedicato, quindi soprattutto per quanto riguarda le lezioni che abbiamo fatto noi, la distillazione di spiriti di frutta, l'apertura di una distilleria, quindi tutta la parte burocratica per l'apertura, per avere la licenza quindi di distillazione o comunque di opificio di produzione, e anche poi la conoscenza che sono venuti qui direttamente sul campo per fare una lezione sull'uso delle erbe aromatiche nella tradizione liquoristica italiana, dove abbiamo visto come le erbe aromatiche possono essere utilizzate in gin, vermouth ed amari. È stata sicuramente un'esperienza impegnativa, perché comunque, anche se si conosce la propria attività, ma mi ha dato la possibilità di studiare ulteriormente e di approfondire determinati argomenti. L'altra cosa che mi fa piacere è che già dalla prossima settimana cominciamo una collaborazione con l'Università Cattolica. Quindi sicuramente per un'attività giovane come la nostra, queste collaborazioni sono il coronamento di tutta la fatica che abbiamo fatto per coltivare le nostre piante aromatiche e per aprire la nostra distilleria. Ma oggi parliamo invece dei tanti amici che ci sono venuti a trovare da tutta Italia, Sicilia, Calabria, Milano, Monza, Brescia, Marche, Lazio e ce ne sono altri, se mi sono dimenticato qualcuno mi scuso, che sono venuti qui a fare il corso sulla distillazione, sulla liquoristica italiana o sulla produzione quindi del gin, vermouth ed amari. Intanto perché tante persone continuano a chiamarmi, quindi volevo fare un video per spiegare come si svolge il nostro corso. Il corso è una giornata intera, quindi si parte dalle 9 del mattino fino alla sera e come prima cosa andiamo nel campo e andiamo a conoscere quelle che sono le erbe aromatiche che andremo a utilizzare. Quindi conosciamo le erbe aromatiche, le tocchiamo, sentiamo qual è il loro profilo aromatico e parliamo della storia, perché ogni erba aromatica che noi coltiviamo, che sono della tradizione di questa italiana, hanno una storia particolare di produzione di prodotti o comunque anche dell'uso all'interno della liquoristica e della farmaceutica. Quindi conosciamo le erbe aromatiche, poi torniamo in laboratorio e le andiamo a vedere essiccate. Perché utilizziamo erbe aromatiche essiccate? Perché così intanto possiamo raccogliere nel periodo balsamico, quindi nel loro periodo in cui l'aroma è al top, e possiamo conservare questo aroma per svariati mesi e quindi avere una uniformità di produzione. Mentre il prodotto fresco, dipende dal periodo in cui tu lo vai a raccogliere, purtroppo il suo profilo aromatico cambia e anche notevolmente, quindi non riuscirai a avere un prodotto sempre uguale, sempre facendo la considerazione che un prodotto fatto diciamo artigianalmente non sarà proprio sempre lo stesso. Per quello c'è diciamo la chimica e quindi ci sono i prodotti artificiali. Quindi conosciamo le erbe aromatiche, le vediamo nel campo, parliamo della loro storia, veniamo in laboratorio e le andiamo a conoscere essiccate. Quindi vedrete e potrete provare quindi le nostre erbe aromatiche essiccate per poi andare a comporre la vostra ricetta. Naturalmente se avete già una ricetta o un'idea di gin, di vermouth, d'amaro che volete fare, io dico sempre che se erbe aromatiche noi non le coltiviamo potete anche portarvene. E in questo caso diventa molto bello unire quindi erbe aromatiche italiane della tradizione del nord magari anche con erbe aromatiche che vengono da paesi esotici o stranieri. Quindi se avete un'idea e se volete utilizzare le vostre botaniche portatele pure. Portate anche delle prove che avete fatto, meglio ancora perché se già avete un background, quindi se già vi siete sporcati le mani, se avete già creato i vostri piccoli prodotti liquoristici, è ancora meglio perché possiamo andare a lavorare già su una base preesistente e andare a migliorarla e in quel caso sicuramente possiamo avere alla fine della giornata un prodotto già molto interessante e quasi finito per la produzione. Naturalmente quello che spiego ai ragazzi che sono venuti è che qui noi non lavoriamo per fare una ricetta fatta finita, ma
io insegno alle persone a farsi la propria ricetta, a essere consapevoli, a capire quali sono le, diciamo, i profili aromatici delle botaniche e a saperle dosare all'interno di una ricetta per produrre un gin, un vermouth o un amaro. Naturalmente io vi darò quelli che sono tutta la, vi darò il metodo, quindi vi aiuterò a bilanciare la ricetta, ma poi naturalmente dovete essere voi con la vostra sensibilità a capire quale botanica mettere in quantità maggiori, quale in minori, quale si deve sentire di più o si deve sentire di meno. Naturalmente parlando di gin, ricordatevi, il ginepro è quella più importante, siamo a un rapporto da 1 a 10 con le altre botaniche. Certo che se poi le altre botaniche sono 20, a quel punto lì la quantità di altre botaniche di ginepro si possono anche equiparare. Quindi vi faccio vedere quali sono i vari metodi di produzione, quindi la possibilità di produrre, diciamo, un gin, in questo caso un London Dry Gin, in corrente di vapore. Naturalmente vi ho spiegato anche in altri video, la corrente di vapore è solo un modo per andare a utilizzare nella maniera migliore possibile botaniche che sono molto delicate, che altrimenti all'interno della caldaia andrebbero a rovinarsi. Ma altre caldaie invece, che sono più resistenti, preferiscono il calore e quindi è più proficuo utilizzarle all'interno della caldaia, anche perché ce ne vuole di meno e danno il meglio a livello di profilo aromatico. Quindi vi faccio vedere quali sono i metodi di produzione, vi spiego perché e per come alcune botaniche vengono utilizzate in un modo rispetto che in un altro e quindi alla fine della giornata abbiamo una lista di botaniche mie o vostre per poi andare a comporre quella che sarà la giornata nel pomeriggio dove andremo a fare delle prove di produzione o attraverso la distillazione con un piccolo alambicco in corrente di vapore dei nostri 50 cl di gin, una piccola prova, oppure quelli di un vermouth o di un amaro che faremo una piccola infusione. Quindi alla fine della giornata comunque avrete fra le vostre mani, potrete sentire gli aromi di quello che abbiamo creato. Quindi nel pomeriggio facciamo una piccola pausa a pranzo, qui siamo sulle colline di Valtrebbia, ci sono delle splendide locande tipiche dove poter andare a assaggiare i prodotti tipici della, diciamo, della Piacenza, che sono soprattutto i salumi, ma anche i tortelli con la coda, e in questo periodo c'è anche la cacciagione, quindi la selvaggina, per chi naturalmente non è vegetariano. Quindi una piccola pausa, dove però noi continuiamo a parlare, perché nel frattempo possiamo parlare anche di delle questioni burocratiche, di come aprire un opificio di trasformazione, come aprire una distilleria o, per quanto riguarda il nostro, il regime forfettario, se vogliamo fare una distillazione di spiriti, oppure un deposito fiscale. Quindi come andare e tutti quali sono i passi burocratici e che tipo di licenza sarà meglio per noi per andare a produrre i nostri prodotti. Vi do anche quelle che sono state le mie esperienze, quindi si parla anche di esperienze di vita, quelli che sono stati i miei sbagli, perché anch'io ho sbagliato e ho dovuto recuperare determinate situazioni che non erano semplici, ma giustamente voi potete utilizzare la mia esperienza per non perdere soldi e arrivare più velocemente ad aprire il vostro laboratorio. Quindi se aprirlo come azienda agricola, se aprirlo come azienda commerciale, dove conviene di più in un modo, dove conviene di più in un altro e per quali prodotti è adatto un tipo di impostazione diciamo fiscale piuttosto che un altro. Perché vi faccio presente che i layer, i livelli quindi su cui si deve basare la propria attività sono sicuramente l'apertura della partita IVA e quindi la parte fiscale e sapere che tipo di azienda andare a creare seconda quella che è più anche conveniente seconda dei prodotti che andremo a fare. Quindi per esempio per distillare spiriti di frutta o grappa potrebbe essere interessante aprire un'azienda agricola, mentre per distillare prodotti liquoristici l'azienda agricola non va bene, è invece necessario aprire un'azienda commerciale. Quindi anche questo è molto importante. Il secondo step è livello, diciamo, lo step sanitario, quindi creare un laboratorio che abbia tutti i requisiti di un laboratorio alimentare. Quindi quali sono le prescrizioni che l'AS chiede e naturalmente come avere, diciamo, essere sicuri di aver fatto i lavori nella maniera migliore. Terzo step invece è lo step doganale.
ovvero quello, finito tutto, di impostare e anche acquistare il proprio lambicco. Quindi che lambicco acquistare, qual è quello più giusto, come iniziare, magari come iniziare anche spendendo poco e poi piano piano far crescere la propria attività, come quindi impostare la licenza che si andrà a chiedere alla dogana. E quello naturalmente è l'ultimo step, sarà quello della dogana che verrà a fare il controllo e a rilasciarvi la licenza. Questi sono, diciamo, i vari livelli per poi arrivare all'apertura di una piccola distilleria o, come si può dire, un opificio di trasformazione. Quindi tutto questo, mentre facciamo un lauto pranzo, possiamo benissimo parlare di tutte queste cose e delle mie esperienze personali, dei miei sbagli e dei miei successi, che in alcuni casi anche quelli fanno piacere. Tornati in laboratorio, quindi prendiamo le erbe aromatiche che avete scelto, naturalmente io vi lascio liberissimi nella vostra scelta. Se proprio vedo che ci sono delle erbe aromatiche che insieme non ci stanno, che proprio contrastano come profilo aromatico, allora cerco di consigliarvi, ma la sperimentazione è sempre la cosa più importante. Per me, mi potrei pensare che due erbe aromatiche, magari lo so perché le ho messe già insieme, magari invece fare anche un contrasto molto forte potrebbe anche starci e creare un prodotto molto interessante. Quindi le vostre aromatiche sono scelte, andiamo a preparare quindi il nostro alcol, quindi partendo da un alcol buon gusto acquistato, quindi ad accisa assolta, e andandolo quindi a miscelare con l'acqua, portandolo alla giusta gradazione per metterlo in distillazione e inserendolo in caldaia. Una volta fatto questo, lavoriamo sulle erbe aromatiche. Quindi quelle che avete scelto insieme a me andiamo a pesarle e andiamo a bilanciarle a seconda della quantità che normalmente viene utilizzata all'interno della produzione di un gin. Quindi sappiamo benissimo che il ginepro sarà quella più in quantità, quella più importante. E poi vi darò un'indicazione su quello che è la quantità di tutte le altre botaniche, a seconda di quella che è la mia esperienza e di quello che normalmente so che loro rilasciano all'interno della distillazione. Ma le mie parole non sono legge, quindi da alcune indicazioni che vi posso dare di metodo, voi da lì potete partire e con la vostra sensibilità andare a bilanciare voi la vostra ricetta. Quindi, questa è la vera crescita. Perché poi, se dovete aprire la vostra distilleria e produrre sia per conto vostro che per conto terzi, dovete essere voi a avere la sensibilità e la conoscenza della materia prima per bilanciare il vostro prodotto. Naturalmente vi parlo di quello che io penso, quindi soprattutto su un gin bilanciato per me è un gin dove il ginepro è prevalente e tutte le altre botaniche lavorano in concerto per creare, diciamo, il suo profilo aromatico. Però sappiamo che oggi ci sono gin dove ci sono altre botaniche insieme al gin che vengono valorizzate, come può essere il pompelmo, o la lavanda, o altre ancora. Quindi oggi questa è una moda. Per me è sicuramente più giusto un gin equilibrato, però se il mercato chiede un determinato prodotto, perché non produrlo? Quindi parleremo anche di quello che chiede il mercato, di quello che è il business dei prodotti liquoristici, del gin, del vermouth e dell'amaro e anche della crescita e dei cambiamenti che si hanno nella liquoristica moderna rispetto a quello che si faceva in passato. Quindi non è detto che oggi a livello dei consumatori sia più apprezzato un gin, diciamo, con una botanica oltre a ginepro prevalente come può essere il pompelmo, lo sappiamo benissimo che oggi va molto di moda un particolare gin con queste caratteristiche, oppure un gin bilanciato invece che probabilmente in Inghilterra è più valorizzato. Quindi vi dico sicuramente che se andate a un concorso internazionale o in Inghilterra di gin o altri prodotti liquoristici, il gin, diciamo, quello più apprezzato è quello più semplice, più bilanciato, secco soprattutto. Quindi parleremo anche del mercato, delle mode, di quello che oggi chiedono le persone. Noi abbiamo anche un locale a Piacenza dove facciamo mixology, che si chiama Chesart, e in questo locale abbiamo la possibilità, nella nostra piccola piazza, di conoscere quelli che sono i gusti anche delle persone che ci chiedono i gin o i prodotti liquoristici nella miscelazione nei cocktail. Quindi parliamo di tante cose, ma non solo. Finito, mentre abbiamo messo le nostre botaniche all'interno del distillatore e abbiamo fatto partire il nostro lambicus, andremo a parlare anche di come viene fatta la bottiglia, di quali sono le richieste, i costi delle bottiglie, i costi delle materie prime, i costi dell'alcol, i costi delle erbe aromatiche, come bisogna fare l'etichetta. Andremo a parlare anche dell'etichetta ambientale che da ultimamente è diventata, diciamo, obbligatoria
posizionare questa etichetta che indica come devono essere riciclate le varie parti, quindi il tappo, il vetro, eccetera, e che è oggi importantissimo avere sui propri prodotti. Quindi andiamo oltre a vedere quello che ci va messo in etichetta, il codice CISE, il nome, diciamo, dello stabilimento di produzione, gli ingredienti, le dimensioni dei fonti dell'etichetta, anche il fatto della parte del riciclo che oggi è diventato obbligatorio. Sul sito del CONI trovate quindi tutte le varie categorie che vanno a indicare quindi come deve essere riciclato un determinato parte della bottiglia. Quindi diciamo che alla fine della giornata andremo ad assaggiare quello che abbiamo fatto, e questo è sempre un momento fantastico, perché andremo a capire se quello che abbiamo messo insieme ha dato veramente i frutti sperati. Ma se non fosse così, non vi preoccupate, perché io rimango sempre a disposizione, quindi potete chiamarmi quando volete, chiedermi consigli, potete anche chiedermi di fare delle prove successive per bilanciare un vostro prodotto, perché sì, potete aver fatto il corso, perché secondo me è interessante anche per una persona che vuole produrre conto terzi e non produrre lui, sapere come viene fatto il proprio prodotto o comunque partecipare alla creazione della ricetta, ma poi decidere anche di non intraprendere l'apertura di una distilleria o di un ufficio di trasformazione e quindi andare a farsi distillare il gin conto terzi. E in quel caso io posso anche farvi comunque delle prove e mandarvi dei gin, quindi con più tempo, perché probabilmente se si lavora con botaniche particolari mi ci vogliono anche alcuni giorni di prove, di comunque mettermi quel quaderno davanti e pensare i vari abbinamenti, posso mandarvi poi quindi una prova che voi potete, su cui voi potete poi basare la produzione e aiutarvi e seguirvi anche nello sviluppo quindi della produzione stessa, delle etichette e di tutto il resto. Quindi questi corsi sono, ripeto, di una giornata, naturalmente la giornata la decidiamo insieme, perché non c'è nessun altro se non voi, si lavora solo sul vostro progetto, quindi non sono corsi dove ci saranno più persone, ma ci saranno solo la persona o le persone che sono, diciamo, interessate a sviluppare quel determinato prodotto liquoristico. Quindi siete un socio, due soci, tre soci, tutti insieme venite al corso per lavorare insieme a quel progetto. Non abbiamo altre persone, perché non avremo il tempo né le possibilità di seguire più progetti insieme. Il corso ha un costo a giornata, il costo non cambia per le persone che verranno, quindi siete una, due, tre, il costo non cambia, ma è quello che è la mia giornata di lavoro con voi. Quindi spero di essermi spiegato bene, naturalmente trovate qui sotto nel video tutti i link e i contatti per chiamarci e chiederci ancora spiegazioni, quindi per partecipare ai corsi. Naturalmente adesso, vabbè, dicembre ne abbiamo già fatti due, quindi iniziato dicembre abbiamo già fatto due corsi molto interessanti, completamente diversi, perché da una parte abbiamo fatto un corso dedicato alla distillazione di spiriti di frutta, ma anche poi abbiamo sviscerato a che business fare in quel settore, e d'altra parte invece abbiamo fatto un corso con uno chef, perché lui vuole iniziare il percorso per aprire un'azienda agricola per fare i propri prodotti. E naturalmente queste sono cose, situazioni molto diverse, ma molto interessanti sempre da trattare. Quindi, tolto questo, mettete un like al video. Devo dire che il nostro canale sta crescendo pian piano. Noi non facciamo nessuna sponsorizzazione, facciamo questi video solo perché sono inerenti alla nostra attività, ma vedo che l'interesse sta diventando grande e quindi perché no facciamo conoscere il canale di Shegin a più persone possibili. Quindi un like non costa assolutamente niente e ci aiutate a far conoscere il canale ad altri gin lovers. Quindi ancora un saluto qui dal laboratorio dell'azienda agricola Shemunshine, vi lascio qualche immagine del corso che abbiamo fatto con l'Università La Sapienza di Roma, anzi saluto tutti i ragazzi che sono venuti qui e che hanno fatto queste tre giornate con noi, ci vediamo alla prossima o ci vediamo qui a un corso di distillazione nel laboratorio sui campi dell'azienda agricola Shemunshine per diventare master distiller oppure aprire il proprio liquorificio e creare il proprio gin vermouth d'amaro. Ciao ragazzi, alla prossima!